consulta interassociativa ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista della reintroduzione delle incompatibilità in relazione alla riforma della legge professionale entrata in vigore il 26 maggio, sia dicevo reintroducendo le incompatibilità per i dipendenti sia pubblici che privati, con specifico riferimento al settore bancario, assicurativo e finanziario, e sia in relazione alla reintroduzione delle incompatibilità per le professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico, ovviamente quello immobiliare. Diciamo che in particolare la nostra federazione è convinta che ci sia una grande opportunità in relazione a questa legge, cioè avremo l'opportunità di ampliare la nostra gamma di servizi per le nostre appunto agenzie immobiliari, questo a tutela del mercato e quindi a tutela della comunità, dei cittadini. E una serie di servizi che daranno vita a quella che noi definiamo l'agenzia multiservizi, multifunzioni, l'agenzia multidisciplinare, cioè quindi l'interlocutore, il cittadino entra in agenzia e oltre alla figura professionale che potrà aiutarlo, assisterlo nel comprare e vendere l'immobile, si potranno erogare altri servizi come quelli di assistenza, di consulenza del credito attraverso una figura professionale dedicata, sia l'attività di consulenza assicurativa, di brokeraggio assicurativo per, in relazione ovviamente al segmento immobiliare, sia la possibilità di gestire, secondo il nostro parere, anche a livello di amministrazione condominiale l'immobile, nonostante ci sia un parere non vincolante del MISE, riteniamo che possa essere ribaltato a breve con una circolare interpretativa che chiarirà a favore della compatibilità, e soprattutto anche gestire in forma imprenditoriale tutti quei servizi correlati e strumentali alle locazioni sia ordinarie che turistiche. Tutta una serie di servizi che il cittadino potrà ritrovare in un'unica agenzia, l'agenzia appunto multiservizi, non nell'ottica dell'agente immobiliare tutto fare, ma attraverso sinergie collaborative o interne, cioè all'interno della struttura, oppure esterne all'agenzia immobiliare, questo sempre a tutela nell'interesse del cittadino. Sicuramente un fronte su cui assieme alla consulta dovremo lavorare è in ambito formativo, cioè dovremo inserire la formazione obbligatoria per tutti gli agenti immobiliari, quindi crediti formativi, avevamo già provato nella bozza dell'articolato a inserirlo, è stato stralciato, ma comunque avremo modo e tempo per sviluppare questo ambito, perché la formazione è e rimane un pilastro fondamentale per la professionalità degli agenti immobiliari.